della giornata del girone di ritorno di C-Gold Metaformia Basketball e Nuova Lazio. In campo andiamo immediatamente a vedere le formazioni con le riprese di Nicola Dell'Anno. Gli ospiti che si schierano col roster composto da Torresani, numero 00, Cattaruzzi, numero 6, Carletti, numero 8, Sarbatin, numero 13, Frisari, numero 14, Testi, numero 16, Baldon, numero 19, il capitano, Cuzzucoli, 32, e Reali, numero 99, coach Bocci, suo vice Ferrara. Dall'altra parte, numero 0, Giorgio Di Rocco, numero 3, Tardivi, numero 7, Marziali, numero 10, Capitan Rodriguez, numero 12, Norbedo, numero 15, Lamura, numero 17, Perez, numero 23, Cardinale, numero 24, Massaro, numero 33, Gattesco, numero 40, Alessandrelli, numero 45, Marco Polidori, coach Ciro Cardinale, suo vice Carlo Sapia. Arbitri Marcelli Leonardo di Roma e Faro Silvio di Tivoli. E dunque sfida tra chi vuole la matematica certezza dell'accesso alla post-season, il Formia, e chi deve inseguire una salvezza complicata, essendo 4 punti dietro a Frascati penultima. La Nuova Lazio al momento sarebbe retrocessa direttamente in Serie C Silver nella categoria inferiore, poco più di un minuto all'apertura delle ostilità. Nuova Lazio che tra l'altro non ha conquistato neanche un punto lontano dalle mura amiche, 12 sconfitte in altrettanti impegni. Questa è la terzultima trasferta per gli uomini di coach Bocci. Formia che invece deve assolutamente approfittare, perché no, dei risultati arrivati negli anticipi di giornata con la caduta di Grottaferrata in casa della Vis Nova. Formia che potrebbe dunque agganciare il sesto posto e guardare nelle ultime giornate a qualche posizione ulteriormente buona per i playoff, che non sono aritmeticamente raggiunti ma ragionevolmente sembrano veramente alla portata degli uomini di Cardinale. E dunque questa palla a due tra Sabattini e Perez. Tutto pronto, gli arbitri stanno per dare il via alle ostilità. Si parte con Cardinale, Gattesco, Perez, Rodriguez e per Formia Norbedo. Dall'altra parte numero 8 Carletti, numero 13 appunto Sabattini, numero 5 che al momento ci sfugge, vediamo, non ci risulta un numero 5, vedremo di capire chi è. Intanto il numero 99 Reali porta palla, prova la prima tripla che si infrange sul ferro, poi il pallone colto da Cardinale. Norbedo largo, serve Gattesco, Gattesco potrebbe avere spazio per andare al tiro, preferisce servire l'inserimento di Perez, la deviazione a 15 secondi dalla fine del possesso di Formia. Rodriguez per Cardinale, stoppato regolarmente, dunque si riparte, ancora la palla a Reali, lo scambio, Reali che può andare al tiro, il ferro dice ancora di no, poi l'ultimo tocco è di Gonzalez, Perez. E dunque possesso ospite, combinazione abbastanza agevole qui con Formia che rischia tantissimo sul rimbalzo colto ancora da Perez. La pressione della Lazio che cerca di mettere immediatamente in chiaro di non voler fare da comparsa qui alla Palafavoccia. Vediamo la percussione tentata da Norbedo poi lungo la linea della lunga distanza, lo scambio, il tentativo di Cardinale, poi il primo fallo proprio per il numero 5. Dobbiamo ancora capire bene di chi si tratti,
Rodriguez, 10 secondi per andare al tiro. Rodriguez dentro i primi 3 punti della sfida, anzi 2, 2-0 per Formia. Carletti, lo scambio, poi il cambio di lato da parte di Frisari, non arriva su questo pallone, non ci sarebbe potuto arrivare nessuno dei compagni. Si propone Perez, riceve Gattesco, poi un'ingenuità con il pallone intercettato ancora da Frisari, ma qui Formia un po' lezioso nella costruzione della manovra. Ciro Cardinale che si fa sentire immediatamente, ora Norbedo ancora un po' di difficoltà nel dare il via a questo possesso. Gattesco, si inserisce Rodriguez che porta via un uomo a Perez, Perez tira, il ferro dice di no due volte, poi ancora Rodriguez Perez, lo scambio di numero 17, mentre dentro il 4-0. Dall'andata tutt'altro che una passeggiata di salute la sfida per Formia, che ora recupera un altro pallone, ripartenza in campo aperto di Norbedo, il ferro a dire di no, poi ancora un rimbalzo offensivo dentro con Cardinale, 6-0 e timeout con Bocci che dopo meno di 2 minuti chiama immediatamente i suoi a rapporto per mettere in chiaro qualcosa. Dicevamo, una Lazio che si è comportata molto bene nella gara di andata, Formia che ha prevalso di appena 4 punti, 7-9, 7-5 il punteggio finale alla sirena del quarto parziale, deciso proprio sul finire con l'ultimo parziale aggiudicatosi di parte formiana per 23-14, che ha poi indirizzato i 2 punti dalle parti della panchina formiana. Formia che al momento ha 32 punti, se in casa magari ha concesso qualcosa di troppo, con appena 8 vittorie in 12 impegni, in trasferta lo stesso score, 8 vittorie in 13 gare, è uno dei migliori per i rendimenti esterni, con Stella Azzurra, Viterbo, San Paolo, Ostiense e Petriana che hanno fatto meglio, sono le uniche 3 formazioni a aver fatto meglio lontano dalle mura amiche rispetto a Formia. Formia che ancora prova a battere il ferro finché è caldo, la tripla tentata da Cardinale, troppo lunga, ma il rimbalzo è ancora di Gattesco, deve contendersi il pallone, ultimo tocco della Lazio, possesso assegnato a Formia, un po' di proteste da parte di Reali. Intanto fuori il numero 8 Carletti, dentro il numero 18 e probabilmente si tratta di Baldoni a questo punto, perché a noi risulta un 19, intanto fallo di Reali, arriva il canestro e dunque un fallo, vediamo, dentro il numero 16 Daniele Testi, fuori proprio Reali al primo fallo personale. Cardinale prova ad andare a incrementare il bottino che al momento ammonta a 8 punti per Formia, quando siamo a 7.39 dalla fine del primo quarto, 9-0 che si materializza con la freddezza alla linea della carità da parte di Antonio Cardinale. E ora la difesa di Formia che si fa un po' sorprendere dalla guizzo di Frisari. Lazio che non riesce a trovare lo spazio per caricare un tiro, poi lo prova molto bene e la parabola si insacca, 9-2. Proprio Frisari a marcare il portatore di palla Norbedo. Gattesco trova bene Perez, 11-2. Si ristabilisce il più 9. Si fanno sentire i tifosi di casa, sanno che questo è un impegno importantissimo per un Formia che aveva iniziato molto bene sotto la guida Cardinale, salvo poi accusare un po' di passaggi a vuoto, un po' di prestazioni a corrente alternata che ne hanno inevitabilmente influenzato la posizione di classifica, una classifica molto corta con appena
praticamente 4 punti tra la settima e la seconda posizione alla vigilia di questa giornata, punti che ora sono diventati 6 in virtù delle vittorie in anticipo da parte di San Paolo Ostiense e Petriana. Ora Rodriguez si fa sfuggire questo pallone, Formia che ancora non ha commesso alcun fallo, sono 3 invece quelli imputati alla squadra ospite, che dunque dovrà fare attenzione. Intanto però c'è un tentativo da 3, Formia un po' in ritardo, poi il rimbalzo, il disturbo buono di Perez che raccoglie, spazza via e innesca Norvedo. Cardinale è chiuso, riesce a dare questo pallone volante al numero 17 che poi scivola, ma è una manovra compassata quella della Lazio con il numero 5 che cade a terra e dunque deve essere aiutato a rialzarsi, era scivolato, per fortuna non si è fatto nulla. Rodriguez ha lo spazio per caricare la bomba da 3, non perdona. 14-2, inizio decisamente on fire per Formia. C'è il fallo di Gattesco qui. Primo fallo per Formia da parte di Lucio Gattesco. Rimessa della Lazio totalmente sballata, il passaggio finisce dal fondo in rimessa laterale direttamente. Di Rocco, primi cambi per Cardinale, fuori proprio Cardinale e Gattesco. Dentro Di Rocco e la Mura, intanto Rodriguez fallisce un tap-in che pareva ordinaria amministrazione. Dall'altra parte la Lazio non perdona, 14-4. Norvedo, il cambio di lato per la Mura, c'è Rodriguez che si deve girare, una giravolta, due giravolte, poi Di Rocco fuori, ancora Rodriguez. Spalle al canestro, si gira, cerca il tabellone, non riesce e vengono levati questi, cioè anzi vengono accreditati questi 2 punti perché c'è stato il tocco del giocatore ospite quando evidentemente la palla sembrava destinata a scendere a canestro. 16-4, dunque punti gratuiti, senza canestro effettivo per Formia che si porta sul più 12. Lazio che prova a velocizzare un po' le operazioni, solo tabellone per gli ospiti però. Norvedo stoppa bene, riparte la Mura, finta la tripla, serve Perez, finta di Norvedo, molto agile, qui il numero 12, grandissimo numero. Sono 18-4. Forbice che rischia di diventare immediatamente importante con un altro errore da 3 della Lazio. Ci riprova ancora, fuori bersaglio, poi Di Rocco scippa il pallone all'avversario, dunque transizione offensiva per Formia. Norvedo, un'altra sentenza che però si infrange sul ferro, sarebbe stato un 21-4 tremendo. C'è libero qui Frisari che non tira, però lo scambio con il tentativo da parte del numero 18, poi la finta, il ferro colpito da Reali e poi vediamo, fallo forse di Norvedo, esattamente fallo di Matteo Norvedo. Ed è pronto a entrare in campo Antonio Massaro, fuori proprio il numero 12 al primo fallo personale. 3.43 alla fine dei primi 10 minuti. Reali, lo scambio, la Lazio si ritaglia uno spazio, poi però si incarta, riesce a tenere il pallone in gioco. Il tentativo da 3 ancora con Reali, il ferro, il rimbalzo che è di
marca, vediamo. Formiana con Rodriguez, poi una deviazione premia Formia. Intanto c'è il timeout. A 3.30, dunque Formia ne ha messi già 18. La Lazio ne ha messi appena 4. Lazio che praticamente ha il peggior rendimento esterno come media punti, sotto i 60 punti di media in trasferta, decisamente un dato poco lusinghiero che sembra potersi confermare anche in questo frangente. Anche se poi nel basket basta poco, si è a 4 con 3.30 di parziale ancora a giocare, con due triple non ci vuole nulla arrivare in doppia cifra. Il passaggio di Massaro per Di Rocco non è di quelli perfetti e allora il numero 24 spende il fallo per evitare il canestro, ma qui ci sono inevitabili i tiri liberi per Real. Uno su due per Reali, 18-5. Ma Formia che può distendersi immediatamente, la Lazio non era certo ben piazzata, qui si è fatta prendere un po' di sorpresa. Ora Di Rocco per Rodriguez, la mura che può andare ad attaccare il canestro in mezzo a due che lo lasciano andare a tiro. 20-5. Tre minuti in questo momento mancano alla fine del primo quarto. Tentativo da parte di Torresani che non va a segno, la mura per Perez. Pallone deviato, trottola via dalla traiettoria di un paio di giocatori, allora la Lazio riparte in contropiede, la tripla però non va, ancora avaro di punti il referto ospite. C'è la mura liberissimo, taglia in due lo schieramento avversario e Bocci sconsolato in panchina, poi Testi fa carambolare su Rodriguez. 23-5, pronto a entrare in campo Tardivi. Va Perez a riposarsi. Nella gara di andata il record realizzativo in 10 minuti per Formia era stato di 25 punti nel secondo parziale, ora una tripla, dovrebbe essere la prima tripla entrata alla Lazio in questo match, a 2-10 del primo quarto. Di Rocco attaccato a due, giravolta Rodriguez poi per Tardivi, tabellone canestro. 25-8, continua a battere a percuotere l'avversario. Poi mi è intanto il fallo però da parte di Tardivi che fa un cenno di approvazione all'arbitro, si era accorto di essere in ritardo. Risari, serpentina in mezzo a un paio di avversari, poi fallo di Di Rocco. Non arriva il canestro, dunque saranno due tiri liberi. Formia che era partita con 1-0-3 di conto falli in proprio favore, con tre falli consecutivi addebitati alla Lazio. Ora è la prima paradossalmente a raggiungere il bonus. Frisari sbaglia il primo, mette il secondo, 25-9.
Massaro viaggia lungo linea e poi vediamo il fallo del numero 99 Reali, dovrebbe essere il secondo, sì. Tardini per Di Rocco, 1.34 alla fine di questo primo quarto. Ancora fallo di Testi. E c'è una mezza ingenuità qui, perché era già il bonus la Lazio, dunque Tardivi va in lunetta, mette il primo. Mette anche il secondo. Manovra della Lazio che poi va al tiro, raccoglie abbastanza tranquillamente Tardivi, poi però è più lesto di tutti Torresani a trovare il pallone sul rimbalzo non conquistato in maniera ottimale dal numero 3 di casa. La Mura potrebbe andare, una finta, poi il tabellone fuori bersaglio, poi ancora Tardivi. Massaro, 8 secondi di possesso ancora, pallone lungo per l'inserimento di Tardivi, il ferro però dice di no, e allora la Lazio prova a scavalcare lo schieramento formiano e ci riesce con tutti i suoi effettivi, 27-13. Gap che resta comunque importante di 14 punti di Rocco. La percussione di Tardivi, in indietreggiamento, prova il canestro, non riesce, 20 secondi di tutto possesso Lazio. Potrà andare dunque ad accorciare il gap ulteriormente, vediamo Torresani, prova, sbaglia, si scoordina e c'è la ripartenza in campo aperto di Massaro che riesce a mettere sullo scadere i due punti del 29-13, questo è il parziale del primo quarto, Formia che va sul più 16 senza troppi patemi, una Lazio che deve sicuramente registrare più di un particolare. E dunque è tutto pronto, 29-13 al primo quarto, questo il responso del campo con un Formia assoluto padrone del gioco, una Lazio che tenta una flebile reazione di tanto in tanto ma spesso e volentieri si imbatte sul muro avversario. Intanto qui c'è lo sfondo il numero 99 Reali, dovrebbe essere il terzo fallo per lui, dunque coach Bocci dovrà fare attenzione alla gestione del proprio numero 99, infatti rientra immediatamente Frisari. Cannonata qui, in qualche modo riesce a raccoglierla la Lazio che ora ha spazio per andare da tre, poi Rodriguez si fa sfuggire il tentativo, il tap-in della Lazio però non è preciso, dunque stesso ritornello visto più volte nel primo quarto con la Lazio che va al tiro senza precisione né fortuna e Formia che prova a ripartire. Ora la finta di Rodriguez che subisce fallo, mette dentro il canestro e dunque avrà il tiro supplementare, 31-13. Tanto c'è il secondo fallo forse di Testi, vediamo, mi è sfuggito il numero segnalato all'arbitro, vedremo successivamente di capire di chi si è trattato. Rodriguez dentro
32-13. Il più 19 che ritocca al rialzo il massimo vantaggio. Torresani cambia lato per Testi, poi scippato il pallone da Formia, Rodriguez in qualche modo viene attaccato. Lazio può ripartire in campo aperto, due punti facili facili da parte del numero 18. Pirocco per la Mura, il suggerimento per Rodriguez è dentro, altri due punti con fallo di Testi. Pronto il numero 32, Cuzzucoli. Vediamo il fallo segnalato a Testi, è il secondo. Rodriguez sbaglia, poi la Mura coglie un importantissimo rimbalzo offensivo e la palla che va dentro. 38-15, questo dovrebbe essere il nuovo punteggio. Vediamo, anche se il tabellone dice 36, forse c'era già stato l'aggiornamento. Intanto Formia pasticcia un po', acrobazia da parte del numero 5, che riesce a tenere in campo il pallone, dunque nuova possibilità per la Lazio. 14 secondi per andare al tiro, pallone che si blocca sotto canestro e dunque time out a stoppare tutto. 36-15, più 21 per un Formia che non toglie i piedi dall'acceleratore e vuole chiudere il prima possibile questa contesa, perché sa che è nelle sue corde, sa di dover evitare spiacevoli sorprese e sa che questi due punti sono tremendamente importanti per il proseguo di stagione, l'opportunità ghiottissima di scalare un'altra posizione e agganciare Grottaferrata, battuta all'andata dunque con metà scontro diretto a favore. Vediamo naturalmente come andrà a finire questa gara prima di far calcoli in vista delle ultime quattro giornate, con il prossimo turno che sarà in casa di Aprilia, che si sta giocando la salvezza verosimilmente dai play-out. E dunque ci sarebbe opportunità di salire ancora, approfittando anche di scontri come Petriana, San Paolo Ostiense e la Visnova, che va in casa della Stella Azzurra. Ad ogni modo Tirocco prova a cercare la Mura sotto canestro, non riesce, poi Marziali fa quasi uno sgambetto, si annodano le linee di corsa dei due giocatori. Frisari pronto a rimettere in gioco. Due uomini sul numero 5 ospite, che riceve ancora il pallone, Marziali su di lui, numero 5 arretra, poi cerca di prendere un po' di spazio, allarga il tentativo a 3 della Lazio, nulla di fatto, rimbalzo di Tirocco che cerca Tardivi, aspetta di nuovo il suo compagno Tirocco, Rodriguez, Tirocco si allarga la Mura, di prima intenzione si era allargato con l'intenzione di andare a tirare da 3. La tripla arriva ed è 39-15. Formia che potrebbe chiudere addirittura sopra i 50 alla metà gara. Tra la Lazio sbaglia ancora Tirocco per Tardivi, ne ha 3 addosso. Tirocco, la Mura ancora da 3, prova a colpire, poi il rimbalzo di Marziali che scarica fuori Tardivi. Tirocco, nuovo possesso Formia, una Lazio inerme finora,
è riuscita a trovare alcuna misura sul fil della sirena dei 24, poi Formia tira con Rodriguez, il rimbalzo non è fortunato per Tardivi che la manda fuori. 6-11 alla pausa lunga. Risari parte dal lato largo, poi mette in mezzo Cuzzuccoli, prova il tap-in, non riesce, un ferro risputa fuori, poi Marziali si libera bene, poi il suggerimento a metà strada tra Di Rocco e Rodriguez premia la Lazio che va a mettere due punti facili facili, si sbraccia la mura, tutto solo, libero di ricevere il numero 15, scarta un avversario, scarta due, scarta tre, va dentro, 41-17. La Lazio non segno, Marziali innesca Tardivi che forse però non tiene questo pallone, leggermente lungo, doppio cambio, ruota tutta la formazione a propria disposizione cardinale, mentre dentro il numero 8 Flaviano Carletti per gli ospiti, a posto del numero 18 che a questo punto dovrebbe essere Federico Baldoni, segnalatoci col numero 19. Risari, ancora Lazio, il suggerimento per Testi, va da solo il ferro, rimbalzo dello stesso Testi, secondo tentativo stavolta dentro, 41-19 a 4:40 dalla pausa. Norbedo bravo a trovare Gattesco, Gattesco in profondità per Tardivi che non subisce fallo a giudizio del direttore di gara, e dunque la Lazio riparte, entra nella campana avversaria, suggerimento di Testi che si districa bene, poi a terra la mura, c'è spazio dunque per andare da tre per la Lazio che raccoglie un altro rimbalzo, un po' più convinta la Lazio in questi ultimi secondi, ora Marziali con una magia riesce a anticipare e tiene il pallone addirittura giocabile, la mura per Marziali, Norbedo, c'è libero Tardivi che può andare da tre indisturbato, Nicola Tardivi, altri tre punti, 44-19, ed è pronto Cardinale Junior a entrare in campo. Ora il fallo di Gattesco che rimane un po' interdetto. Gattesco al secondo fallo personale, mentre la mura esce un po' dolorante. Vediamo se ha preso una botta, è semplicemente affanno fisico. Rimbalzo colto da Norbedo, c'è la ripartenza da 3 contro 1, Cardinale cerca Marziali che però non si fa vedere a dovere, allora Norbedo chiama il movimento, si butta dentro Cardinale che cambia lato, poi Marziali, o meglio Norbedo in qualche modo trova Tardivi, Marziali dietro di lui, Norbedo potrebbe allargare per Marziali, Marziali tira il ferro, rimbalzo di Gattesco ancora per Norbedo, Cardinale, altri 10 secondi, 3 minuti alla fine, c'è Tardivi che può andare a canestro, perde il pallone, in qualche modo riesce a tirare, ma nulla di fatto, si resta 4-4-19, Lazio al tiro con Carletti. Poi ripartenza letale di Formia, Cardinale non ha problemi a appoggiare in canestro il punto del 4-6-1-9.
Di nuovo Carletti. Ora qui taglia le comunicazioni tra gli avversari Norbedo, riparte Marziali che subisce fallo, chiede scusa Testi che dovrebbe essere al terzo fallo personale. Dentro anche il numero 13 Giacomo Sabattini e dunque anche il mistero sull'ultimo giocatore, ovvero il numero 5, datoci come il numero 6 è Umberto Cattaruzzi. Terzo fallo per Testi. Marziali in lunetta. Pallone troppo fiacco. Ed è 1 su 2. 47-19. Si schiera immediatamente Formia, pronto ad accogliere e tenere botta allo schieramento avversario, con la Lazio che aveva una grande occasione poi sprecata, ma il rimbalzo di Reali dà una nuova chance. È bravissimo Frisari e c'è il canestro più fallo di Perez probabilmente. Primo fallo di Perez. Tiro supplementare per Frisari per far toccare ai suoi quota 22. Sbaglia il 2+1 Perez. Riceve Cardinale che contiene bene la pressione dell'avversario, poi Marziali per Perez, in qualche modo Gattesco si trova il pallone che ruota veramente in maniera molto veloce, il tiro di Marziali, poi ferro e rimbalzo Lazio. La tocca Cardinale che evita ulteriori problemi. Un minuto e 30 alla pausa lunga. Si accorge all'ultimo Cardinale di dover andare a chiudere su Cattaruzzi. Poi Perez. Gattesco di prima, non legge nessuno il passaggio, ma sbaglia il tiro lo stesso Cattaruzzi, che deve tirare due volte in campo aperto per andare a segno. 47-23. Norbedo. Cardinale, 8 secondi per andare al tiro, il cronometro che si sta scaricando per quanto riguarda il possesso formiano. Perez da 2 dentro. ...34 secondi alla fine di questo secondo parziale. Ancora Cattaruzzi, il tentativo di Reali, il ferro, poi il rimbalzo per un attimo di Norbedo. Ancora Lazio che dunque a 10 secondi, il tiro del 49-25, ultimo pallone. Vediamo se Formia riuscirà ad andare. Norbedo riesce a passare con più di una difficoltà. Ora 4 secondi dalla rimessa dal fondo per Formia per andare a canestro. Lazio arroccata ad evitare che gli avversari sfondino quota 50 a metà gara. Si muove Cardinale, in qualche modo la raccoglie in indietreggiamento, riesce a tenere il pallone, poi Perez non riesce. 49-25 all'intervallo lungo, Formia che incrementa il gap a 24 lunghezze e Lazio ora veramente alle corde, semmai per ora ci sia stata partita. Dunque pausa e al terzo quarto. Baby, 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 baby.
E dunque tutto pronto, si è ripartiti col terzo parziale 49-25, una partita che sembra già assegnata in favore di Formia. Vediamo la Lazio come risponderà dopo la pausa lunga. Il tentativo da parte di Cattaruzzi, senza fortuna, deve ripartire Formia che supera in qualche modo con Cardinale di fisico la metà campo, poi Norbedo, c'è Perez a disturbare gli avversari, poi Lamura, tiro da tre di prima intenzione, una sentenza, 52-25, si riparte da dove si era lasciato con Formia a mettere a ferro e fuoco il canestro avversario, con la Lazio che però risponde immediatamente, un tiro da due che sblocca immediatamente il parziale. Norbedo raccoglie il pallone lasciato lì da Cardinale. Perez va incontro Cardinale, Perez in qualche modo tiene il possesso con Sabattini, dall'altra parte c'è lo sfondo ed il quarto fallo di Reali. Il quarto fallo di Reali qui. Non è d'accordo Bocci. Reali torna in panca, dovrà essere gestito con molta attenzione. La Lazio che rischia di perdere uno dei suoi giocatori titolari. Norbedo, Rodriguez, Lamura, la tripla dentro, in caduta Lamura. La Lazio prova a colpire in velocità dall'altra parte, ma c'è l'infrazione di palleggio da parte di Testi. E 55-27. Lamura. Norbedo. Perez riceve. Prova a mettere due punti. Fangili facili. I punti del più 30, 57-27. La stoppata qui e il rimbalzo, peraltro sfortunato, su Frisari. Mentre è pronto Alessandrelli a fare il suo esordio in gara per Formia. La Mura riceve, è chiuso da tre uomini, in qualche modo si libera e c'è il fallo di Testi. Sì. Quarto fallo anche per Testi. E esce Cardinale, entra Alessandrelli. La Mura sbaglia il primo tiro libero. Sbaglia anche il secondo, poi Perez allontana il pallone per evitare un rimbalzo ospite che c'è comunque. Si deve girare Sabattini. C'è però Alessandrelli che cede a Rodriguez, riparte Formia. Norbedo a tutta velocità. Arriva sulla linea dei tre punti, poi appena dentro la campana fa partire un tiro che si mette nel ferro con molta facilità. Poi il pallone è raccolto qui da Edu Perez, che perde il pallone, poi protesta da parte di Frisari e Sabattini per un tocco a loro giudizio da parte del 17 di casa, che non è stato ravvisato come ultimo tocco. Rodriguez, Perez,
fa impazzire Sabattini, poi raccoglie il proprio pallone, sbaglia ancora. E dunque si resta sul 59-27. Tiro di Sabattini, il ferro, Alessandrelli, Norbedo. Perez fa un po' largo al compagno, il tiro di Norbedo senza alcuna fortuna. Ferro anche dall'altra parte, poi evita il pallone fuori Norbedo, rimbalzo Lazio con la Mura che si trova a marcare dal lato sbagliato l'avversario, poi una contesa che è per Formia. Contesa assegnata a Formia. Norbedo. Rodriguez e Perez gli spianano un po' la strada qui. Rodriguez il cune in mezzo a quattro avversari, grande percussione di Rodriguez che tira, sbaglia, poi viene fermato, reclamava un fallo che non è stato ravvisato. E allora Frisari, dall'altra parte Cataruzzi, Sabattini e il canestro da parte di Baldoni. Perez. La Lazio va a segno ancora e c'è il time out a metà del terzo quarto, 59-29, 30 punti tondi tondi di gap, anzi 59-31, dunque più 28 per Formia che comunque ha un abisso di distanza dagli avversari. Parziale dice Formia 10, Lazio 6, dunque si è allargata di altre 4 lunghezze la forbice tra le due compagini. Si riparte. Il pallone per gli uomini di Cardinale. Gattesco riceve per la Mura. Gattesco. Norbedo a costruire un'azione che poi prevede Gattesco al tiro, mette nel mirino il canestro e torna a segnare Lucio Gattesco. Frisari si ritaglia lo spazio, si libera di Rodriguez e fa partire un due punti molto bello. Ancora Norbedo, dimentica per un attimo il pallone, riesce però a tenerlo senza commettere infrazioni. Rodriguez, la tripla dentro, imprime un'altra accelerata Formia. Sta viaggiando su buoni livelli, media interna che al momento è di 75 punti, 25. Quella che potrebbe essere la nona vittoria interna stagionale. Intanto esce tra gli applausi Norbedo, dentro di nuovo Di Rocco. Cataruzzi, Alessandrelli su di lui, numero 40, non commette fallo. Poi c'è Frisari che si ritaglia lo spazio per andare a 3, il pallone però non parte con l'altezza giusta, parte troppo basso, tocca malapena il ferro.
mentre la Lazio è pronta con un nuovo cambio, con Formia che invece cerca di segnare altri punti. 6-4-3-3 allo stato attuale, pronto a rientrare anche Tardivi. Cattaruzzi, Carletti, la palla di Rodriguez che se la porta avanti con il piede, infrazione inevitabile. Calcisticamente un tunnel quello di Rodriguez, che però chiaramente non vale. Sono effettuati i cambi, 3-11 alla conclusione di questo terzo parziale. Fallo di Gattesco su Reali, viene ributtato nella mischia. Terzo fallo di Lucio Gattesco. Reali trova bene Baldoni, palla per Cattaruzzi. Carletti, il tiro fiacco, fredda di Tardivi. Girocco per Alessandrelli vede chiuso il passaggio, dunque deve ripiegare su Tardivi. Lazio che può ripartire in indietreggiamento, di Rocco va a disturbare in qualche modo, la Lazio non segna, riesce però con Reali a uscire con il possesso del pallone. Sabattini, ancora Reali, una tripla indisturbata che però non va. 6-4-3-3, punteggio che si è bloccato da un po'. Tardivi, Alessandrelli sbaglia il tiro che diventa un assist per Rodriguez. No look, spalle a canestro, doppiati gli avversari. 6-6-3-3. Lazio che va ancora dalla lunga distanza, stavolta è ottima la tripla di Flaviano Carletti. Di Rocco, Gattesco in indietreggiamento, mette due punti sullo sfondo, è pronto ad entrare Marco Polidori con il numero 45. C'è un fallo di parte formiana, il Gattesco che protestava, quindi forse è stato lui a commettere il fallo. Vediamo se si alza la paletta, numero 4, sì, Lucio Gattesco, dunque 4 falli per lui, a rischio conclusione anticipata della sfida sul 68-36. Una sfida che sembra già indirizzata abbondantemente. Mancano 10 minuti dell'ultimo quarto più 1-18 nel terzo con questo time out. Sirena che poi permetterà alla Lazio di dedicarsi alla prossima sfida, lo scontro diretto in casa propria contro Frascati. Lazio che comunque ha colto scalpi illustri nelle 4 vittorie racimolate finora, le due arrivate nella parte di girone di ritorno finora disputata sono arrivate contro un Fondi che in questa stagione, va detto, è chiaramente in calando, e contro un pezzo da 90 di questo girone come la Petriana. Segno che il materiale c'è in questo roster, che però spesso e volentieri non riesce a rendere in maniera determinante ai fini dell'ottenimento di punti buoni per la classifica. Sbaglia Reali qui dalla linea della carità,
di Rocco. Tardivi, c'è Rodriguez, attaccato da due uomini, riesce a scaricare fuori per Di Rocco, ha penetrato dentro la campana, il tiro, poi Perez cade a terra, non c'è nessun fallo ravvisato dai direttori di gara, e allora è un 3 contro 1 della Lazio che va facile facile a canestro, 6-8-3-8. Tardivi, punta l'avversario, Perez, serve Di Rocco, Polidori, morbido per Rodriguez, Perez, ancora Rodriguez, il pallone morbido, nulla di fatto, e ancora Lazio, la Lazio che prova fin quando può a rosicchiare punti, e c'è il fallo di Polidori, inevitabilmente primo per lui. Con discrepanza di 3 secondi tra il cronometro del possesso per la Lazio, 13 secondi, 14 secondi giustamente aggiustato ora, e il cronometro generale 16 secondi. Il no look non va a bersaglio per la squadra ospite. Rodriguez, il cambio di lato lungo la linea di centrocampo dalla parte giusta in modo da non invalidare l'azione, poi Tardivi prova ad andare, va a largo e finisce 6-8-3-8, 3-8 il terzo quarto, un Formia che mantiene 30 punti tondi tondi di vantaggio quando ci approcciamo agli ultimi 10 minuti di gara. E si riparte dunque, ultimi 10 minuti più 30 Formia, Lazio affossata nel punteggio ma ancora viva, è andata in crescendo come realizzazione, ne ha messi 13 nel primo quarto, 12 nel secondo, poi tornata sui 13 nel terzo parziale, mentre però ora Perez porta a 70 i punti dei suoi. Sbaglia Lazio, ancora Tardivi, Rodriguez, serpentina, prova a puntare il canestro, il fallo di, vediamo, il numero 32 di Kuzukoli, che dovrebbe essere al primo. Esattamente, primo fallo per Kuzukoli, Rodriguez in lunetta, sbaglia il primo tiro a tempo fermo. Mette il secondo. Sette, uno, tre, otto. 3-0 di parziale, Lazio che prova immediatamente ad accorciare lo score di questo quarto. Buono lo spunto ora con cui si avvita Perez per servire Di Rocco, era una situazione non semplice, ora Tardivi può mettere una tripla indisturbata, la traiettoria però non trova fortuna. Ci prova da tre la Lazio, il pallone non è dalla parte degli ospiti. Di Rocco per Tardivi, numero 3, ci mette un po' prima di riservire Di Rocco, che poi va da solo, ferro e rimbalzo di Kuzukoli. Tattaruzzi, poi dentro Baldoni, Tardivi, 8 minuti al quarantesimo, 71-40, Di Rocco, Massaro, prova ad andare, trova Perez di fisico, poi Rodriguez si ritaglia in qualche modo un tiro da tre, Massaro rischia anche di farsi male per recuperare questo pallone, dunque fuori Rodriguez, dentro Gattesco, giù altri applausi.
Cattaruzzi per Carletti. Tardivi. Formia ora trova gli spazi intasati, deve girare al largo, il pallone buttato in mezzo da Massaro, un po' così trova Tardivi, poi ancora Massaro, 4 secondi per andare al tiro, il numero 24 ci prova, nulla di fatto ed è un 4 contro 2 della Lazio che sbaglia, non c'entra il canestro e Tardivi può ripartire. Mette potenza nello sprint, salta un avversario, il secondo lo stende, dovrebbe essere Baldoni. Vediamo se viene segnalato il numero 18, anzi no, numero 32, fallo di Cuzzucoli ancora. ...71-40, punteggio un po' avaro, 3-2 in questi primi 3 minuti e 13 secondi. Tardivi sbaglia ancora, inizia a arrivare un po' di stanchezza per una partita che oggettivamente sembra non avere più tantissimi stimoli, se non per la Lazio che proverà a uscire a testa quanto più alta possibile dal palazzetto formiano, con Formia che con questi due punti dovrebbe certificare, anzi certificherà in caso di conquista l'accesso ai playoff. Poi ultimo tocco, vediamo qui una carambola, ultimo tocco Lazio, no, correzione del direttore di gara. E dunque rimessa Lazio. Girocco in pressing, non riesce a prendere il pallone. 6 secondi per la Lazio per andare al tiro. Difende Formia che però ci concede il tiro da 3. E Lazio che forse per una delle pochissime volte, se non l'unica, nella gara è avanti in un parziale. 4-5. Ci pensa però Gattesco a rimettere subito la testa avanti per Formia. Anche nel quarto. Formia che è andato incalando. 29 punti nel primo, 20 nel secondo, 19 nel terzo. Ed ora è a 6. Finisce il possesso Lazio, 5-24 alla fine. Girocco per Gattesco, Simono, Marziali e Perez, quest'ultimo raccoglie, poi palla ancora a Marziali, Massaro è largo di Rocco sulla linea di centrocampo, però Massaro non riesce a trovare la traiettoria adatta per servirlo, lo trova in questo momento, poi c'è l'anticipo all'ultimo di Baldoni. 3 secondi per andare al tiro, a Formia serve una soluzione rapida ma non c'è nessuno a battere la rimessa, si fionda Marziali, palla per Gattesco, riesce a ritagliarsi lo spazio, poi si incarta, c'è il fallo di Massaro, secondo per lui dovrebbe essere, una soluzione tanto rapida quanto confusa qui e abbozzata quella da parte di Gattesco che ci ha provato, si era ritagliato bene di fisico lo spazio, poi però non è riuscito ad avere forse l'impatto giusto col pallone per schiacciarlo a rete. E va Baldoni al tiro da 3 che non entra, palla per Di Rocco, rimasto avanzato Gattesco, qui poteva andare al tiro ma c'è il fallo
da parte di Torresani. Al primo fallo personale. Gattesco, la concentrazione del numero 33 che sbaglia ancora sui tiri liberi. Questa quarta frazione non è certamente prodiga di canestri. Sbaglia anche il secondo Gattesco. Perez raccoglie il rimbalzo. Allora Gattesco prova ad andare di fisico, cade poi il giocatore ospite, si trattava di Frisari. Fallo di Massaro, secondo fallo di Massaro, anzi terzo, ecco, c'è la correzione da parte del tavolo. Secondi al concludersi dei 24, poi una carambola con Perez che cade addosso a Torresani, che era scivolato ma forse commettendo, cioè subendo fallo, e c'è una paletta numero 4, vediamo se il quarto fallo è di Massaro. Ovviamente. Sani mette, lo fa salire a 44 i suoi. Parziale ancora pareggiato, si rimane sul più 30 Formia. 4-0-6 al 40esimo. Perez cerca Gattesco, non lo trova, intuisce bene, intercetta il pallone Baldoni, che scarica largo per il tentativo da tre di un compagno. Non c'è però altro che il ferro di Rocco. Gattesco in mezzo, il pallone toccato, forse c'era una deviazione Lazio, infatti possesso Formia, e torna in campo Alessandrelli. Fuori un applaudito Perez, viene effettuato ora il cambio, il 5 di Ciro Cardinale al suo giocatore. Parziali, 14 secondi di possesso, raccoglie Alessandrelli che forse potrebbe anche andare al tiro, invece aspetta Pirocco, Pirocco che forse si prenderà lui il tiro, vediamo, viene tenuto il pallone in canna sostanzialmente, il colpo non parte, si scarica il cronometro prima che la palla avanti la linea di fondo, e dunque possesso Lazio. Testi, ferro, poi ancora Lazio, il tiro, e c'è il quinto fallo di Massaro che se ne va nervosamente. In panca. Soddisfatto, è durata decisamente poco la partita di Massaro. Riccio, Riccio, Riccetti. Sbaglia il primo Torresani, mette il secondo. 3-0-9. Poi saranno playoff per Formia. Vedo Pirocco per Gattesco, trova il pallone, si gira, ancora nulla, riparte la Lazio, la conquista dell'ultimo parziale, poi infrazione di Baldoni. Pronto a entrare Marco Polidori per Gattesco.
Isidori raccoglie, difende bene il pallone, poi lo perde, però il fallo di Rocco, il canestro e il tiro supplementare dunque di Rocco e al, vediamo, sicuramente Formiere al bonus, comunque sarebbe stato tiro libero perché era in fase di tiro, secondo fallo per Di Rocco. Risari sbaglia il tiro libero, Norbedo raccoglie, vanno tutti in avanti, si sposta dall'altra parte il gioco, arriva Marziali, Norbedo ancora in possesso, il numero 12, trova Polidori, Norbedo 6 secondi per andare al tiro, Norbedo va da solo, in qualche modo riesce a far partire la conclusione che però non va a buon fine, dall'altra parte nemmeno la Lazio segna, Marziali tiene bene il pallone, tiene la posizione, di nuovo Formi a Norbedo, 12 secondi per andare al tiro in questo ultimo minuto e 50 di gara, perde il pallone quasi Norbedo, poi Alessandrelli non riesce a trovare il canestro, Marziali caparbio, però partita che sembra essersi già spenta nonostante Formi in qualche modo provi a segnare, Polidori potrebbe andare e mette due punti che scatenano il palazzetto, così come il numero 45, 7-6-4-7, Lazio che non risponde ed è ancora Formia. Quasi un urlo liberatorio per Polidori, una bella gratificazione questo canestro, neanche troppo facile, una parabola molto arcuata con il rimbalzo giusto del pallone sul tabellone. E ora sostanzialmente non resta che Alessandrelli da mandare a referto, vediamo se riuscirà in questi ultimi 59 secondi. Il possesso di Formia durerà 14 di questi. Alessandrelli in battuta, Norbedo. Alessandrelli si butta in mezzo, Marziali però perde il pallone, riparte a Lazio da solo, prova ad andare ma non riesce ad andare Frisari, poi c'è il fischio, Pirocco per Alessandrelli, prova il numero 40 ad andare, in qualche modo mette in mezzo, Polidori anticipato e allora Lazio, ripartenza in campo aperto, canestro facile facile di Baldoni, 30 secondi, 7-6-5-1. Dunque Formia che quantomeno mantiene la media realizzativa interna appena intaccata al rilancio, la media era 75-25. Ne sono arrivati finora a 76, 13 secondi alla fine, dovrebbero essere ormai più o meno questi i punteggi realizzativi delle due squadre. Vedremo se ci sarà qualche altra scossetta. Lazio che dovrà cercare i punti nella gara interna chiave contro Frascati, dalla quale non si tornerà indietro, e Formia che accede ai playoff anche quest'anno, aggancia a Grotta Ferrata in attesa dei risultati delle altre sfide di questa domenica per vedere qual è la graduatoria definitiva a 4 giornate dalla fine, con 8 punti ancora a disposizione e tutto da guadagnare. Intanto i playoff ci sono, ricordo il parziale del, o meglio il finale della partita, Formia 76 Lazio 51, e do la linea alle interviste del post partita.
con Lamura e Polidori in questo post partita di una vittoria molto importante, perché vi ha dato matematicamente i playoff, per quanto fosse comunque contro una squadra che sulla carta era ultima in classifica, ma che vi aveva creato parecchie difficoltà all'andata. Allora, noi abbiamo purtroppo già in passato abbiamo sottovalutato le squadre di bassa classifica, abbiamo perso un sacco di punti. In questo momento potevamo stare molto più in alto e oggi abbiamo dimostrato che, non sottovalutando nessuno, possiamo vincere con chiunque, sia a Viterbo con la prima in classifica, sia in casa con l'ultima in classifica. Noi dobbiamo esprimere il nostro gioco al meglio e andare fino all'obiettivo finale, che è quello di salire. È una classifica molto corta, se si esclude la prima posizione. Da qui al secondo posto ci sono veramente pochi punti, appunto, come dicevi tu, pesano i punti persi. Sì, assolutamente, siamo le prime 7-8 squadre, sono tutte a pari merito. Ovviamente c'è il rimorso che abbiamo perso punti banali con squadre nettamente alla nostra portata, e ci rifaremo da adesso fino a fine campionato per non perdere punti per la via, e poi i playoff saranno un campionato a parte, quindi ce li giocheremo al meglio. Marco, un inizio, diciamo, da quell'urlo liberatorio con quel canestro neanche troppo facile, quella palla che sembrava non voler entrare, invece poi è caduta alla perfezione. Sì, ma è frutto anche del lavoro loro, che mi hanno dato modo di poter entrare in mezzo a campo, quindi devo ringraziare anche il coach, che sia me che Alessandro ci dà l'opportunità di allenarci e di avere spazio in questa categoria, che non è molto facile. E magari, assolutamente, magari voi potrete essere le frecce in più all'arco di Formia, che ha un roster di tutto rispetto nella parte finale, perché è la parte finale quella nella quale di solito tutti gli elementi trovano bene o male il loro spazio. Sì, come noi, anche due elementi che oggi erano fuori dal campo, come Cota e De Pippo. Siamo un roster parecchio ampio e da ognuno di noi il coach vedendo il massimo sia in mezzo al campo che fuori e soprattutto durante gli allenamenti. La prossima gara contro Aprilia, una formazione di bassa classifica, come diceva il tuo compagno di squadra, Formia ha perso un po' di punti per strada, ma ora quasi si potrebbe andare in trance agonistica nel finale a cercare di fare punti un po' ovunque. Ok, sì, una squadra di bassa classifica, però non va sottovalutata. Dobbiamo dare massimo impegno anche lì e dobbiamo soprattutto allenarci per affrontare meglio quella partita. Coach Cardinale, una vittoria che non solo vi dà la matematica certezza dell'accesso quantomeno ai playoff, ma date le difficoltà create all'andata da questa formazione, non era così scontata. Ma il problema è ce lo creiamo noi stessi. Se noi giochiamo a pallacanestro, l'abbiamo dimostrato domenica scorsa a Viterbo, siamo una brutta gatta da pelare. Tutte le squadre hanno difficoltà contro di noi. Se noi invece non giochiamo a pallacanestro, possiamo perdere con chiunque. E quindi all'andata c'è stato questo tipo di partita, abbiamo perso delle partite, abbiamo regalato delle partite in quest'ultima fase di campionato. Adesso stiamo riprendendo un certo ritmo che ci porterà poi ai playoff. Cioè, l'obiettivo minimo era nei playoff, ma là non ci fermiamo praticamente. Noi vediamo adesso di queste quattro partite che mancano di arrivare nella migliore posizione possibile e poi giocarcela con tutti. È una classifica molto corta, eccezione fatta per Viterbo che sembra ormai scappata, ma intanto qui una piccola sorpresa in diretta in un giorno che è appunto ricco di soddisfazioni. Ma sì, voglio dire, questo è il mio nipote, la classifica è cortissima. Viterbo certamente ha fatto un campionato a sé in un certo punto del campionato, noi siamo andati lì a toglierci una bella soddisfazione, qui abbiamo dato filo da torcere a Viterbo, e le altre squadre stanno tutte quante lì, quindi queste quattro partite serviranno veramente a delineare una classifica che poi probabilmente porterà anche a delle sorprese nei playoff, perché non è nulla di scontato, cioè tutte e otto le squadre si equivalgono. Secondo me Viterbo c'è una cosa in più rispetto agli altri, però tutti quanti se la possono giocare e noi diremo anche noi la nostra. Un Formia che, come ha detto lei e come hanno detto anche i giocatori precedentemente, si esalta spesso con le grandi e perde punti con le piccole, quindi forse paradossalmente nei playoff potrebbe trovare non vita facile, però comunque molte più motivazioni per fare bene e dimostrare quanto fatto magari contro Viterbo la giornata scorsa. Ma sì, noi spesso sottovalutiamo le partite.
è un limite dei nostri giocatori. Io sto cercando di dare loro un'impronta, un carattere di squadra. Non ci sono riuscito in alcune partite, abbiamo perso contro squadre che non dovevamo perdere, contro le quali non dovevamo perdere. Nei playoff diremo la nostra, perché sicuramente, come dicevi tu, noi con le squadre forti ci saltiamo. E diciamo, con le squadre forti giochiamo a pallacanestro. Quindi in una sfida di pallacanestro poi vince il migliore o vince chi ha qualcosa in più in quel momento. E io spero di arrivare nel momento giusto con qualcosa in più rispetto agli altri. Intanto ora un'altra gara contro una formazione appunto di bassa classifica, la Virtus Aprilia. È anche qui un test di maturità alla luce di quanto detto. Sicuramente, ripeto, io non do niente di scontato, perché noi possiamo vincere con tutti e perdere con tutti. Quindi noi dovremo andare ad Aprilia con la migliore forma possibile, concentrati al massimo e giocarcela come se fosse la sfida con la prima in classifica. Se giochiamo in quel modo, ripeto, giochiamo bene. Se pensiamo di affrontare una squadra che ha meno punti di noi, sicuramente entriamo in campo un po' spocchiosi, permettiti di passare questo termine, e invece non ce lo possiamo permettere, dobbiamo andare in campo e giocare la nostra partita. Un'ultima domanda riguardo il roster: anche oggi si è fatto ricorso a dei giovani per sopperire ad alcune assenze, si sono ben comportati, un roster... I giovani fanno parte di un roster, io ho 14 persone, compresi i giovani, e oggi abbiamo tenuto fuori Cota per squalifica, De Pippo per scelta tecnica, ma più che altro per una rotazione con tutti i giocatori della rosa, che tutti devono avere una possibilità, e quindi in questo momento non ho giocatori, per fortuna, infortunati o meno, quindi ho una rosa che mi permette di ruotare tutti i giocatori della squadra, compresi i giovani che devono avere il loro spazio, e in queste partite devo trovare il loro spazio per farli giocare e dare quei minuti che sicuramente poi in altre partite non gli do.